Benvenuti ragazzi, siamo in compagnia di Alice e oggi parleremo di CrossFit. So, here we go. Sono Alice, ha detto bene nota, Alice Valladelli. Attualmente sono un'atleta IFBB Pro League e ho praticato per 2 anni e mezzo CrossFit. Che cos'è il CrossFit? Come ti è nata la passione appunto di questa disciplina? Prima di fare CrossFit io dovete sapere che non praticavo nessun tipo di sport. Avevo anche il debito in il educazione divano. Fisica al liceo, cioè proprio niente. Quindi avevo bisogno di qualche cosa che mi stimolasse, mi facesse venire la voglia di fare attività sportiva, perché ero le classiche persone che facevano l'abbonamento annuale in palestra e non ci andavano mai. E tramite amicizie ho conosciuto il CrossFit. Effettivamente è stato il primo sport, la prima attività sportiva che ha avuto su di me un impatto importante, nel senso di voglia di andare ad allenarmi. Sono partita facendo 2 allenamenti a settimana e sono arrivata anche a farne 5 a settimana, perché proprio mi svegliavo la mattina e sentivo il bisogno, la voglia di andarmi ad allenare. Secondo me questo è, l'ho notato in tante persone, è la spinta che ti dà il CrossFit, cioè ha la capacità, come inizi, di farti venire la voglia di allenarti. Quindi voglia più passione, ragazzi, vi porta sicuramente a raggiungere i vostri obiettivi. Quindi a volte ci capita anche, ma ragazzi, è meglio che faccio questo sport o questo sport? Non potete chiederlo a noi, dovete fare lo sport che più vi piace, che più vi appassiona appunto. Assolutamente, assolutamente. Io sono veramente partita le prime lezioni che ero una persona senza un muscolo, cioè fisicamente proprio ero poco, insomma, diversa adesso, completamente molto diversa, e grazie al percorso del CrossFit ho acquistato forza, ho visto il mio corpo cambiare e mi ha appassionato sempre di più. Quanti anni ci hai messo, diciamo, a darti una costruzione muscolare, a cambiare fisicamente? Circa un annetto. Dopo un anno mi ricordo che mi guardavo il tricipite e pensavo di avere una malformazione, invece era il muscolo, invece no, era il tricipite che veniva fuori. Ma spiegami un attimo ai nostri utenti che magari non conoscono il CrossFit, che cos'è esattamente il CrossFit? Cioè, come si usa macchine, non so, attrezzi a corpo libero, come funziona? Spiegami un attimo. Diciamo che per la maggior parte si utilizzano attrezzi a corpo libero, quindi bilanciere, manubri, kettlebell, è un protocollo lavorativo di solito che dura circa una 50 minuti. In 50 minuti si riesce veramente a fare tutto, quindi questo secondo me anche chi magari ha poco tempo durante la giornata riesce, ritagliandosi un'ora, a fare un allenamento completo al 100%, dove in questi 50 minuti c'è una fase di riscaldamento, c'è il WOD, che è il diciamo workout vero e proprio, e dopodiché c'è una fase di defaticamento. Tutte le volte la cosa bella del CrossFit è che ogni giorno è un allenamento differente, quindi non è mai lo stesso allenamento ogni giorno, quindi c'è anche una motivazione differente, perché non sai mai cosa ti aspetta quando diciamo vai che al box. Non è un allenamento monotono. No, quindi assolutamente, assolutamente, è sicuramente a livello energetico un allenamento di grande impatto. Da anche stimoli, ok. Esatto, quindi si usa per lo più il bilanciere, come dicevo, kettlebell, manubri, c'è qualche attrezzo che magari si usa più per la parte di endurance, e poi il resto no. Comunque sia, era basato magari su circuiti, quindi sì, questo esercizio, questo esercizio, questo esercizio. Quanti esercizi erano in un circuito? Si può pianificare più o meno un tot, cioè un minimo, un massimo di esercizi all'interno di un allenamento? Il workout vero e proprio di solito è basato su 3-4 esercizi normalmente. Okay. Poi magari ci sono i giorni dove c'è il protocollo di forza, quindi dove magari si va a lavorare più sull'incremento della forza, e quindi lì magari in un giorno si fa un esercizio specifico per andare a lavorare laddove c'è esigenza di aumentare la forza. Ci sono i giorni dove c'è endurance, dove si lavora per lo più sulla la resistenza, sulla corsa, oppure su attrezzi che comunque lavorano in questo modo, insomma, sull'endurance. Per farci capire un attimo, tra un esercizio e l'altro, che tempi di recupero ci possono essere? Secondi, minuti? Ovviamente quando parliamo di forza, ovviamente è di minuti, perché appunto certo, il muscolo deve recuperare
al 100% quasi. Per quanto riguarda invece il circuito normale di endurance, così come funziona? Hai, non so, un esercizio 30 secondi, un esercizio 30 secondi, oppure te la prendi con più, con più calma? No, la calma nel CrossFit non esiste, però sui tempi di recupero dopo ogni volta cambia, dipende dal tipo di allenamento che si fa, non è mai uguale veramente. Ci sono delle volte che hai 30 secondi di recupero tra un circuito e l'altro, altre volte un minuto, altre volte lavori per 15 minuti senza mai fermarti. Okay. Quando c'è per esempio il protocollo AMRAP, si chiama, ci sono magari 10-15 minuti di lavoro senza mai fermarti, cioè, a meno che non lo fai tu. Okay, non ti vuoi fermare. Per quanti anni hai praticato CrossFit? Per due anni e mezzo. E dopo sì. Cosa è successo dopo questi 2 anni e mezzo? Diciamo che ho conosciuto una persona che mi ha riportato in palestra e ho iniziato a allenarmi in palestra e mi sono appassionata. Per la prima volta mi sono realmente appassionata al bodybuilding perché avevo voglia di vedere cambiare il mio corpo. In realtà quello che mi ha spinto a passare dal CrossFit al bodybuilding è stata la voglia di modellare il mio corpo come pareva a me, diciamo. Oh, okay. Ovviamente penso che col bodybuilding nella sala pesi puoi lavorare più specificatamente su quello che vuoi fare tu. Sì, 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 se io voglio farmi i femorali tutti i giorni per incrementare i femorali, lo posso fare. Se nel CrossFit segui un protocollo, comunque, cioè, del box che ti segue, ovviamente non puoi fare tutti i giorni quello che vuoi fare tu. Certo. Quindi mi sono appassionata al bodybuilding perché ho visto giorno per giorno poi il mio corpo cambiare, avevo voglia di mettermi in gioco facendo le competizioni e quindi ho deciso di intraprendere un percorso da bodybuilder. Il CrossFit lo consiglieresti a tutti, principianti, avanzati, oppure magari solamente per persone che già praticano un allenamento, un'attività fisica? Cioè, per dire, il ragazzino di 17 anni che entra in palestra, gli consiglieresti subito CrossFit oppure gli dici magari no, magari inizia prima con la sala pesi, con i macchinari e poi dopo parti con il CrossFit, siccome appunto CrossFit è molto corpo libero e con i macchinari magari è un pochino più semplice perché ti metti seduto in una chest press e spingi tra virgolette, con un movimento a corpo libero magari c'è più rischio di farsi male, non lo so, sono cose che dico io adesso così al volo. No, in realtà io lo consiglio, ti dico, io stessa prima non praticavo nulla e lo consiglio perché è vero che è molto a corpo libero, però se uno, ovvio che lo consiglio solo se una persona si rivolge a un box che di esperti, insomma adesso purtroppo come in tutto ci sono tante persone che si improvvisano personal trainer, che si improvvisano esperti di CrossFit, palestre che mettono magari corsi di CrossFit così improvvisati o gente che si improvvisa, no, cioè se il CrossFit viene fatto in un box specifico per questa disciplina sportiva o comunque da persone qualificate comunque, assolutamente lo consiglio perché sei seguito, cioè sei assolutamente seguito, hai sempre l'istruttore lì che ti guarda, quindi lo consiglio anche a chi deve iniziare, anche perché nessuno ti obbliga a caricare subito di fare un back squat con 100 kg. No, certo. È ovvio che inizi in un certo modo e poi implementi. Diciamo allora che il CrossFit, quando fai appunto questi circuiti, c'hai sempre il personal, sempre lì con te che ti segue costantemente. Assolutamente. Magari a differenza dalla palestra, dalla sala pesi, che sì, ok, fai chest press, fai panca piana, fai squat, tu vai lì, le fai, però sei diciamo sempre da solo. Quindi anche un po' più di compagnia il CrossFit, un po' più da balotto. Diciamo. Ma infatti è questo che secondo me spinge la gente ad appassionarsi al CrossFit, una delle motivazioni, perché comunque la classe di solito è fatta da una decina di persone che lavorano insieme e comunque seguite sempre dall'istruttore. Cioè, se uno comunque normalmente i box non è che in un'ora di classe prendono 100 persone, è sempre limitato l'ingresso delle persone, proprio perché l'istruttore sia in grado di guardare tutti gli atleti, okay, mentre box lavorano. Sarebbe diciamo il corso. Sì, il box sì è la struttura di solito dove viene fatto il corso di CrossFit. Ok, no perché diciamo sì, sempre sì, che abbiamo a che fare con persone che magari non ne hanno un'idea, certo. Quindi box, ok, è sì. Una struttura. Se c'è, esatto, le strutture che praticano prettamente CrossFit normalmente si chiamano box. Ok, bene, così almeno anche i nostri ragazzi lo sanno e anche io lo so perché di CrossFit sinceramente non l'ho mai fatto e quindi
non ne so molto, sì, sinceramente. Io ho iniziato con il corpo libero, però facevo esercizi come reversi bar, tiger push up, tutte cose a corpo libero. Non usavo kettlebell o bilanciere o quant'altro. Ad esempio, per fare lo squat andavo a fare il single leg squat, quindi a una gamba sola andavo su e giù, comunque sia il peso del mio corpo su una gamba. Sì, sì, che noi chiamiamo il pistol nei crossfit. No, anche è uguale, sì, ognuno poi la chiama sempre alla sua maniera, diciamo. Arrivati a questo punto, fateci sapere qui sotto nei commenti se volete vedere un allenamento al femminile che Alice, sì, commentate ovviamente. Se volete che Alice ci porti un po' di materiale un po' al femminile, anche per tutto il pubblico appunto al femminile che ci sta seguendo, quindi provvederemo con la nostra Alice di far vedere un po' tutti i suoi allenamenti in palestra che fa. Assolutamente. Mi hai detto che adesso quindi ti sei appassionata alla palestra, quindi sì, hai cambiato, diciamo, disciplina. I tuoi allenamenti sono cambiati, aumentati, calati? Spiegami un attimo. Allora, come giorni di allenamento, no, io mi alleno 4-5 volte a settimana e anche il tempo purtroppo è quello, perché io ho un lavoro che mi porta via tutto il giorno, solo la pausa pranzo, quindi in quella pausa pranzo di 1 ora e mezza devo riuscire a concentrare tutto il mio allenamento. Quindi il tempo è quello, è cambiata la tipologia. Io adesso, grazie al mio coach con cui concordiamo gli allenamenti sulle parti magari calenti, sì, lavoriamo certo, un pochino di più, insomma, ho un protocollo di lavoro differente, quindi io usi molto di più i macchinari o usi ancora il corpo libero, diciamo, come... Io sono un amante della ghisa del corpo libero, ecco, quindi ancora utilizzo il corpo libero. Sei rimasto un po' al vecchio stampo del CrossFit. Sì, assolutamente. E ho avuto la fortuna, proprio grazie al CrossFit, di arrivare al bodybuilding con una massa muscolare che appunto non avevo inizialmente. Già preparata, diciamo. Esatto, quindi io anche nel CrossFit lavoravo molto sul back squat. Io alla fine mi ero talmente appassionata che facevo anche tantissimi personal lì al box di CrossFit, dove lavoravamo principalmente sullo squat, quindi sono riuscita a mettere su un po' di massa che mi ha permesso di iniziare questo percorso di bodybuilding un pochino avvantaggiata. E mi alleno 4-5 volte a settimana, normalmente divido gli allenamenti tra parte inferiore e parte superiore, quindi io non lavoro, cioè durante la stessa giornata non faccio mai parte superiore e parte okay, inferiore, ma le divido, e sì, 5 volte a settimana, 1 ora e un quarto sto in palestra. Bene, ragazzi, se vogliamo approfondire un po' di più i discorsi, magari anche sulla sua alimentazione, dal CrossFit al bodybuilding, se è cambiata, come è cambiata, se è stata modificata, approfondiremo tutto quanto in un prossimo video. Ma ovviamente questo, ragazzi, dovete deciderlo voi. Quindi se vi piace questo tipo di tipologia al femminile, fatelo sapere qui nei commenti e quindi commentatela grande. Ora possiamo passare ai saluti, ragazzi. Direi che Alice ha detto tutto, dai, andate. Buona machine da Alice, ciao, alla prossima puntata.